Sera mi hanno microfonato perché dicevano che non si sente in fondo. Siamo giunti alla fine e noi siamo contenti, felici, stanchi un po', ma felici di quello che abbiamo fatto, perché riteniamo di aver avuto dei riscontri oggettivi che appunto ci consentono di essere felici. Abbiamo avuto degli artisti straordinari, abbiamo avuto un pubblico straordinario, sempre numerosissimo, in alcune serate addirittura non siamo riusciti a contenerlo tutto. Abbiamo avuto gli artisti che sono rimasti contentissimi e dell'organizzazione e del luogo dove hanno suonato e anche del pubblico. Io vi devo fare i complimenti perché siete stati un pubblico veramente che si desidera avere nella sala da concerto. Non avete sbagliato un applauso, non avete fiatato quando gli artisti suonavano, e questo è molto importante per un artista. L'artista suona per il pubblico, l'artista avverte sulla propria pelle ciò che il pubblico sta avvertendo, è un andare avere reciproco. Quindi si sono complimentati con voi e io lo faccio adesso a nome degli artisti. Quindi siamo contenti. Siamo contenti anche dello spazio che abbiamo avuto sui mezzi di informazione. Abbiamo avuto grandissimo spazio sia sui giornali, abbiamo avuto grandissimo spazio sulle televisioni. In particolare ringrazio anche la RAI che ha seguito due nostri concerti e da cui hanno un bellissimo servizio in cui è stato detto che i concerti del Chiostro sono una delle più belle realtà del palinsesto pugliese. Quindi per noi questo è veramente motivo di orgoglio. Ringrazio anche tutti i giornali telematici, internet. Qua abbiamo galatina.it rappresentata dall'amico Dino Valente che ha sempre ripreso i nostri concerti e li ha mandati in rete. Quindi grazie a tutti quanti loro. Scusatemi se vi rubo qualche minuto stasera, ma mi è doveroso farlo. Io ringrazio tutti coloro che hanno permesso, che hanno, ci hanno concesso e ci hanno aiutato a realizzare questa 12ª edizione dei concerti del Chiostro. Ringrazio ad esempio il commissario prefettizio, la dottoressa Simone, che ci ha aiutati in questa situazione che si è venuta a creare per vicissitudini amministrative. Ringrazio tutti i dirigenti del comune di Galatina, che sono stati tutti molto solerti e molto disponibili a venirci incontro e a risolvere i problemi che via via nascevano. Ringrazio tutti gli amministratori di Galatina, sia di maggioranza, sia di governo che di opposizione, tutti indistintamente, perché credo che sui concerti del Chiostro, e io qua vedo qualcuno, si sono trovati tutti d'accordo. Ho visto che sono stati sempre, ci hanno appoggiato da una parte e dall'altra, quindi grazie a tutti quanti. Un grazie particolare, poi consentitemi di farlo, al dottor Mimino Montagna, che è stato secondo me l'unico assessore alla cultura, perché poi dopo di lui non c'è stato alcun assessore alla cultura, e lui sin dal suo insediamento è stato molto disponibile nei nostri confronti e ci ha dato veramente tutto quello che era nelle sue possibilità. Quindi grazie al dottore Montagna. Un grazie va anche al sindaco, all'ex sindaco di Galatina, che nonostante il suo scetticismo però è stata costretta a sostenerci. L'ho dovuto fare perché le abbiamo messo davanti dei risultati inequivocabili, dei risultati che era difficile non riconoscere, e quindi ci ha aiutato. Certo, ci ha aiutato come ha voluto e non come avrebbe dovuto o come avrebbe potuto. Comunque noi le siamo grati ugualmente e le diciamo grazie anche a lei. Poi dico grazie agli sponsor.
agli sponsor che sono la nostra linfa. Se noi abbiamo realizzato quest'anno i concerti del Chiostro, io posso dirlo serenamente, è grazie forse a loro. Senza gli sponsor noi quest'anno probabilmente non avremmo fatto i concerti del Chiostro. Quindi da parte mia, ma vorrei un applauso anche da parte vostra agli sponsor. Che ci hanno creduto, che ci credono e che vedo che sono anche orgogliosi di essere nostri sponsor. E io adesso, consentitemi di citarli, lo so che, però voglio farlo perché mi è proprio doveroso. Io ringrazio Supermac, Rocco Profumerie, Fras Project Arredamenti, Rao Calzature, Astra Engineering, Lazer Strumenti Musicali, Nuova Generazione dall'Agricoltura per l'Agricoltura, Anet Communication, Ristorante Borgo Antico, Hotel Hermitage, Clinica San Francesco, Gallerie Teatro Tartaro, Publidea, Dolly Belletterie, IPAB Istituto Musicale. Ringrazio anche la Camera di Commercio per il sostegno che ci ha dato, ringrazio anche la Regione Puglia per il sostegno che ci ha dato e ringrazio anche il Conservatorio di Musica Tito Schiva di Lecce. Il Conservatorio è il direttore che da sempre ci dà il suo patrocinio, patrocinio che per una manifestazione musicale è importantissimo. Il Conservatorio è la massima istituzione in campo musicale, quindi il suo patrocinio per chi fa musica è veramente gratificante, quindi grazie a tutti loro. Concludo ringraziando i miei amici di viaggio, che sono, ve li ho citati tante altre volte, ma lo devo fare ancora una volta perché sono veramente insostituibili. Vi prego di fare un applauso a Tommaso Marra, a Carlo Viva, a Francesco Rella, consentitemi di ringraziare anche una persona che non fa parte, io aggiungerei ancora dei concerti del Chiostro, ma che ci è stata molto molto vicina, ed è il dottor Giuseppe Lagna. Ringrazio, mi sfuggiva, Antonello Romano. Mi sfuggiva per un motivo, perché in realtà Antonello Romano non fa ancora parte dei concerti del Chiostro. E quindi diciamo che si sta avvicinando, l'abbiamo messo alla prova quest'anno, poi vedremo se ha superato la prova e se potrà fare parte dei concerti del Chiostro. Grazie Antonello. E adesso lasciamo spazio alla musica, io vi do appuntamento all'anno venturo. No, l'ho dimenticato davvero, ormai è parte di me. Addirittura lo do per scontato, perché ormai anche a casa mia sono gelosi di lui, perché comunque anche mia figlia, ad esempio, dice: papà, ma stai sempre con l'Antonio. Ma vi racconto una piccola aneddoto. Allora c'era in piazza quelli dell'Enel che davano lampadine in omaggio. Allora stavamo così chiacchierando, a un certo momento dice: no, dice, io ho preso la lampadina. Ha detto: no, pure io l'ho presa. Dice: però, dice, io ho dato il nome tuo. Ha detto: ma guarda, io ho dato il tuo. Quindi ormai siamo un tutt'uno, quindi grazie ad Antonio, ma non c'è bisogno di dirlo. Dicevo, vi do appuntamento all'anno venturo, alla prossima edizione, la 13ª, anche se noi ci rivedremo a Natale, nel periodo natalizio, con il concerto di Capodanno, che solitamente coincide con l'ultima domenica
di dicembre, probabilmente il 27 quest'anno. È un concerto che faremo, come sempre, nella chiesa di San Pietro e Paolo, e vi preannuncio che avremo l'orchestra dei concerti.